E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi andremo a vedere ancora una roba fatta con il nostro buggatissimo, amatissimo carrello della spesa. Se ne è parlato tanto in questi giorni ragazzi, questo è un bug fatto con il carrello sotto la galleria di Tomato Town che vi permetterà di entrare. Guardate dove, ragazzi. Questo sale col carrello, ha appena costruito una piattaforma con una rampa, ha spaccato là in alto, prende la rincorsa. Guarda che roba. Prot! Nel momento in cui stava per impattare contro il muro, lui ha switchato il posto del giocatore nel carrello e come vedete ragazzi si è ritrovato all'interno della montagna che dà su Tomato Town. E voi direte, a parte che è una figata vederlo dentro così, perché guardate come l'hanno progettata la montagna. Lui fa delle prove, ti puoi muovere benissimo, non puoi raccogliere materiali, lui tira il fortatile che si apre per metà e adesso va a modificare le pareti, riesce addirittura ad entrarci sotto, ma guardate ragazzi, fra poco, quando inizierà a fightare col suo team, che cacchio viene fuori. Come vedete lui può arrivare, non credo possa saltare più in alto del limite che poi permetterebbe di vedere appunto tutto Tomato. Come vedete c'è tipo un muro invisibile là in alto, lui non credo riesca infatti a costruire più di così, non può salire più di così, si arriva al limite, però ragazzi, come vedete, lui sta guardando fuori e fra poco i suoi compagni di squadra si avvicinano. Fra poco guardate che cacchio succede quando sei dentro, cioè tu, c'era una specie di bug simile anche in GTA 5, ragazzi. Tu puoi sparare da dentro la montagna. Come vedi, vedi che lui spara, vedi che lui spara, tu puoi sparare verso la montagna e puoi comunque far arrivare, tanto gli arriva un carrello sopra la testa, puoi far arrivare i colpi all'esterno. Questo qui, ragazzi, è un altro dei suoi compagni buggatissimo, ragazzi. Questo carrello inserito su Fortnite è veramente una cosa oscena per quanto io apprezzi il divertimento. Guardate, guardate che roba, è sotto il prato. E sotto il prato è diventato sì, beve lo shield, tutto easy, tutto easy. Abbiamo visto un sacco di bug che sono successi con il carrello, ragazzi. Il primo, quello del meteorite che si può distruggere, e l'avete visto, cioè tu prendi il carrello, vai contro il meteorite, arrivederci, meteorite. Il secondo, quello che con il carrello puoi addirittura volare sopra la tempesta, anche se purtroppo vieni colpito. Un altro bug che c'era del carrello è quello che si può rientrare nell'isola di Spawn con una mega rampa fatta da, come si dice, dal laboratorio della latrina. Vedi, non gli fa costruire giustamente, intanto arriva il suo compagno di squadra. Questo carrello, ragazzi, sta veramente diventando un qualcosa di molto, molto incastrante per quello che riguarda Fortnite. Fra poco dovrebbe partire un fight, ragazzi. Guardate che cacchio combinano questi due. Stanno costruendo. Fammi vedere un po' dov'è il fight, così ci avviciniamo. Attenzione, ancora qualche istante. Lui fa vedere che possono funzionare anche cose. Guarda, guarda, guarda. Qua c'è il suo compagno di squadra. Fra poco il suo compagno di squadra verrà visto da altri giocatori. Lui continua a rimanere incastrato nella montagna. Ecco. Guarda, 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 lui sta distruggendo da qua direttamente un fortino costruito da qualcun altro. È riuscito a costruirsi sotto al prato, non può purtroppo uscire perché appunto è buggatissimo dentro la montagna, ma adesso potrà cominciare a fare le peggio kill dall'interno della montagna. Io vi sconsiglio intanto, ragazzi, assolutamente di utilizzare questo bug perché rischiate appunto un ban da parte di Epic Games. Sapete che loro fanno le porcherie, però non tollerano che siate voi a farle. Tra qualche istante dovrebbe esserci il primo fight. Lo stanno ancora avvicinando. Guardali, guardali, guardali. Qua iniziano a fightare. Guarda, 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 guarda. Qua
qua ci sono i nemici perché ne hanno tenuto uno fuori, se non ricordo male. Lui continua a cercare una via di uscita in tutto questo bug. E come vedete, ragazzi, adesso guarda, sotto la montagna, ha fatto la base sottoterra, ha fatto la base sotterranea, meglio di quella che c'è a Spiagge Snob. Qua buildano i nemici e lui senza nessun problema, ragazzi, gli può andare a sparare se riuscisse a mirarli magari. Guardalo, ma ti sembra? Questo non sa neanche dove sono. Guardalo! Questo build è loro da sotto easy, che gli sparano proprio. Oh, qua gliene passa un altro di fianco. Loro gli sparano senza paura. Ne hanno atterrato uno, adesso ne dovrebbero killare altri due. E quindi dico, ma da dove cacchio ci stanno sparando questi qua? E ci avrebbero ragione, però non si può avere un bug. Questo intanto, arrivederci, è andato, era lì poverino, che si stava cercando di imboscare, ma non sapeva che c'erano sotto gli altri, e quindi, ahimè, la sorte gli è stata nefasta. Beh ragazzi, guarda, aspetta, ne mancano due. Aspetta che si sta distruggendo la sua roba, non riesce a salire. Attenzione, sono anche stramega glitchati per il discorso delle bombe appiccicose, cioè loro gli sparano le bombe, ma essendo contro una montagna no, sono praticamente invincibili, ragazzi. Non possono fare nulla gli altri avversari, va che roba. Guarda, smira leggermente questo qua, però guarda che io non devo parlare di smirate, però guarda che roba. Qua si sono ricusi, si prendono pure i materiali, cioè proprio una roba veramente incredibile. Si possono pure, guarda, gli passano sopra, non li vede nessuno, easy. Ve lo ricordo, ragazzi, mi raccomando, non utilizzate questo glitch perché c'è il rischio del ban del vostro account. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video. Se non lo sapevate, ragazzi, questa è una nuova news per chi a vostro rischio voglia provare il bug, l'ennesimo bug del carrello della spesa. Io ve lo ricordo, un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!